Radio Radicale, siamo con Michele Ansaldi di Italia Viva per parlare sia della nuova situazione politica che si è creata qui in Parlamento, ma anche di una bomba che arriverà cioè la prossima settimana qui in aula, che è il provvedimento sullo Ius Scholae, dove si era trovata una larga maggioranza con dei partiti di centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle e con Forza Italia, un provvedimento voluto anche dalla Polverini. Allora, ieri c'è stata qualche tensione in commissione Cultura, credo, e i nervi sono tesi e molti si chiedono con la nuova, diciamo, con il nuovo panorama politico che cosa succederà la prossima settimana, perché è un banco di prova importante. Beh, il nuovo panorama politico mi sembra che se ci fossero stati dei dubbi, delle paure, sono stati tutti fugati dal voto di ieri. Quindi, al di là del parlare, al di là di alzare i toni per cercare un consenso elettorale, ricordiamoci che domenica si vota in alcune città, al di là appunto che su temi scottanti come la tragedia militare che si sta svolgendo in Ucraina, si fa campagna elettorale. Al di là di questo, poi ieri si è visto grandi discorsi, grandi addirittura in alcuni casi minacce, e poi hanno votato tutti in maniera uniforme sul provvedimento del governo. Quindi, non, mi, ed era, diciamo, ieri proprio era l'argomento del contendere. Su altri argomenti mi sembra che addirittura la cosa appunto sia molto più facile, quindi non mi pare che ci sia nessun problema da questo punto di vista, parlando appunto dei dati, dei fatti, il voto di ieri. Ecco, sullo Ius Scholae che succede? Allora, il provvedimento arriverà in aula con un gruppo parlamentare che è quello della Lega, che è il primo gruppo parlamentare in Parlamento, alla Camera dei Deputati. Allora, questo, diciamo, provocherà qualche terremoto nella maggioranza, perché se abbiamo visto che Conte è pronto a fare marcia indietro da quello che abbiamo visto ieri in commissione, insomma. Conte è pronto a fare marcia indietro? No, ha fatto marcia indietro sull'Ucraina. Sull'Ucraina, l'Ucraina per un tema, qua lei mi ha fatto la domanda sullo Ius Scholae, che è un'altra cosa, e anche lì le faccio presente che si ricordi la storia della Tantan Basket, è una cosa che va avanti dalla legislatura passata. Io insieme a Radio Radicale ho già fatto tante interviste. Si ricorda l'appello prima al Presidente del Consiglio Gentiloni per fare giocare la Tantan Basket, ci siamo riusciti con quella norma che viene chiamata come Tantan, perché non la facevano giocare a basket, perché i ragazzi, la norma diceva che per entrare in un campionato venivano considerati stranieri, quindi non potevano partecipare in più di due, e quelli erano un gruppo di Castelvolturno. Una storia bellissima con un film molto bello che tra poco uscirà, vi invito a vedere, anzi Radio Radicale potrebbe intervistare il regista di questo film che è veramente bello ed è fatto da Al Jazeera e fra poco andrà in tutte le piattaforme Al Jazeera, che sono, come può capire, vastissime. Quindi questa cosa che prima era siamo partiti dallo Ius Sole, poi siamo arrivati allo Ius Culture, adesso Ius Scholae, cioè chiunque viene in Italia e con profitto va a scuola, cioè profitto vuol dire dedizione, e fa un percorso di 5 anni, ottiene la cittadinanza italiana. Quello che già c'è in Italia, cioè è Certo, una forma di gratificazione. allora il provvedimento arriva la prossima settimana in aula qui alla Camera. Allora, arriverà dopo i ballottaggi delle amministrative. Se ci sarà una forte affermazione dei partiti del centrodestra, con la Lega primo partito alla Camera, allora che cosa succederà in aula quando il provvedimento arriverà? Perché molti si chiedono anche questo, e soprattutto i Di Maiani manterranno la loro posizione. Allora, tenga presente che sul provvedimento, come dicevo, tutti sono d'accordo a parole. Poi nei fatti cercano, secondo me, dettagli che poi se ne parli con chi ha in mano appunto la problematica ti dice che non ci sono. Ad esempio,
devi frequentare con un certo profitto, che vuol dire, che vuol dire devi avere 8, no, devi frequentare la scuola, ci devi andare, devi, certo, se tu in 5 anni non vai lì, non fai niente, oppure neanche ci vai, cioè alla fine è come in Francia, come in altri paesi, devi conoscere l'italiano, serve questo. Quindi il problema già c'è, noi tutte le famiglie italiane, lei dice la Lega, cioè, ma tutti noi con questo problema ci viviamo. I nostri figli studiano con dei ragazzi che sono di altre nazionalità, che però sono nati in Italia, mangiano italiano, parlano solo italiano o parlano. E l'unica differenza è che quella cittadinanza l'acquisiranno a 18 anni. Quindi si tratta semplicemente a questi che già sono italiani, perché sono nati, conoscono solo l'Italia molti, di non farli lasciare in questo stand-by sino all'età di 18. Molti di questi, tenga presente, se sono integrati, eccetera, vogliono andare a vedere, a visitare la nonna che sta male, se ci vanno poi come rientrano? C'è un problema di un problema burocratico. Fino a 18 anni questi non sono cittadini di nessuno, non sono né nigeriani, non sono né italiani, non funziona. Le dicevo, la Tantan Basket non possono fare il campionato perché vengono considerati stranieri, ma stranieri di chi? Perché quello non è né nigeriano né italiano. Ok, lei pensa che andrà tutto liscio in aula? Io penso che è un problema che gli italiani affrontano ogni giorno con i loro figli. Io penso di sì. Come è andato liscio, come sta andando liscio, mi scusi, nelle commissioni ieri, era un parere consultivo, e le commissioni è passato. Quindi se le commissioni rispecchiano l'aula, dovrebbe andare liscio. Va bene, va bene. È un provvedimento parlamentare, non avrà conseguenze sul governo? Assolutamente no, perché il governo, se va bene in aula, si figuri sul governo. Se la Lega dice di no. Ma la Lega io non penso di dire di no, la Lega proporrà, ed è una cosa che sta nel lavoro parlamentare, qualche emendamento, qualche miglioramento. Tenga presente che il territorio, il core business della Lega, adesso non che io voglia difendere la Lega, il core business della Lega, che è il nord, è devastato dalle baby gang che abbiamo visto quello che fanno nei weekend. Allora, i problemi vanno gestiti, certo non li possiamo gestire penalizzando quelli buoni che vanno a scuola, ma vanno gestiti. Certo. Bene, la ringrazio, grazie come sempre a Michele Ansalti di Italia Viva, col quale abbiamo parlato dello Ius Scholae in previsione anche dei mutamenti politici che ci sono stati qui in Parlamento. Grazie. Grazie.